Adesso vediamo se ti va anche di giocare e raccontarci altro. Noi adesso giochiamo alla ruota, conosci il gioco? Non è una ruota della fortuna, anzi l'ha potrebbe essere. Almeno una volta. Sì, bravo, almeno una volta. Io giro la ruota e possono uscire delle domande a cui dovrai rispondermi o delle cose da fare. O se ti serve. Vai, sei pronto? Vediamo che cosa ci dice. Quando nessuno ti guarda, ti piace fare? Devo rispondere? Eh sì. No, sì. Ballare. Veramente? Oddio. Sì, lo adoro. Ma tipo rischi business, non c'è nessuno in casa e tu parti con la musica. Infatti in casa ballo tantissimo, invece quando sono fuori un po' mi vergogno perché veramente ballo da cani. Però in realtà all'estero, io vado all'estero, faccio un sacco di viaggi all'estero. Per ballare! Però lì mi scopro libero di muovermi senza essere guardato, studiato così. E ecco, Ale, devo ti dire prego. Che è perfetto. Ti su. No, cosa? Facciamo scegliere alla fortuna o alla sfortuna. No. Abbiamo una roba. No, dai, dopo magnani. È già bello saperlo che prende un aereo per andare a ballare. Sì. Pubblico. Succede che adesso inviti una signora del pubblico. Sì. E la fai sognare, come hai fatto sognare tua moglie in questi 20 anni, ballando un tango. Eccomi. Un tango? Sì! Sì? Sì. Quindi sì. Devo alzare. Va, scegli una fortunata. Guardale. Sto cercando... Ah, io devo scegliere? Sì, ma devi scegliere tu. No, se vuoi ti do pure una mano, ma scegli tu, fai tu. No, perché non posso scegliere una bella, perché sennò mia moglie a casa mi fa un mazzo. Però tanto. Adesso non puoi scegliere neanche una brutta. Non nessuno, perché se no... ne prendi una brutta. Scegli una di noi, scusatelo. È più forte di lui, è fedele fino alla fine. Prego. Io ballo però peggio di te. Vabbè, l'importante... Dove dobbiamo ballare? Qua? Però o Giulì? No, potete anche Giulì se avete bisogno di più spazio, come desiderate. Guarda, siamo in una balera. Ragazzi, tra un po' dovete andare in ritiro per sto tango. Io so fare il valzer. Perché? E io no, però. Ma il tango no. Il tango si balla. Vabbè, dai. Proviamo col tango. Faccio vedere solo come si inizia, scusami. Mano. Eccola. Così. Vai! Ok. Non posso. Ma cosa faccio con i piedi? Vado indietro. Vado tanti passi. Non lo saprei. Perché mi guardi così inquietato? La cosa bene. Io so che si fa così. E comunque era fallo. Sicuramente era fallo. Scusa. A un certo punto. Posso dire una piccola cosa? Puoi dire tutto quello che vuoi. L'anno scorso siamo stati invitati per andare a Ballando sotto le stelle io e mia moglie. Allora abbiamo fatto, per prepararci, abbiamo fatto un mese a provare il tango. Si vede? Scusa. Però lo sguardo l'ha fatto. Ma no, perché mi ha sempre detto che bisogna guardare negli occhi la compagna quando si va. Il problema è che dopo 3 lezioni litigavamo così tanto. L'unica volta veramente che io e mia moglie abbiamo litigato, ma nel ballo era una iena. Io sono imbranato. Perché lei è bravissima. Lei è brava, io non sono bravo, mi massacravo. A un certo punto ho detto, scusate, ma devo andare... Metto a rischio il mio matrimonio. Bravissimo per un tango a ballare. Carlucci. E allora ho detto ciao. E vediamo se la ruota te lo mette a rischio il matrimonio. Di nuovo un altro giro. Ma non vale frenare. No, lì, non l'ho frenato. Cioè, frena. Guarda, ti faccio scegliere perché mi hai frenato a metà. Preferisci un si dice di te o uno show? Dici di tu. No. Show mi sembra... L'hai detto tu? Sì. No, allora, vediamo se sei veramente il marito ideale. Oh. Vengo con te. Vieni con me. Oddio, no, che paura. Ma dagli un'indicazione, no, magari. No, lo porto. La vedi questa bella camicia? Tu sei capace di stirare? No, io stiro, non so se sono capace. Ma come fai a essere così? No, cioè stiro le cose che possono andar bene per me, nel senso che io me le metto. Ti piace questa camicia? E devi stirare quella. No, mi piace nel senso che è bella rovinata, non ho mai visto una camicia rovinata. È perché l'abbiamo lavata noi e noi... Ah, ok.
Quindi devo provare a... Devi stirarla. Ok. E hai solo 60 secondi. Via col tempo. Ma tutta? Sì, a 60 secondi non ce la faccio. Sì, vabbè, ce la fai. Stiro soltanto la parte che mi interessa, che è quella che salta fuori dalla giacca. Bravo, esatto. No, ma sono capace. Siamo a 40. No, ma sono capace, è inutile che mi guardate. 44. No, ragazzi, è bravo. 40, fa 44. Anche lo spazio tra i bottoni. 40. 39. Vabbè, non mettergli quest'ansia. Ma bravo. Ma è bravissimo. Veramente serio, rigoroso. Ma di solito quando stiri, canti, cosa fai? Stai in silenzio? No, io devo essere concentrato. Scusami. Perché le pieghe poi mi danno fastidio. Va bene. Massimo silenzio, siamo a 22. Dio, cosa darei per vederlo ballare mentre stira? È una cosa proprio che io adesso me ne andrei di testa. Però ci vorrebbe la musica. Le maniche sono molto curiosa. No, ma le maniche io di solito non... Perché le metti dentro la giacca? Sì, sì. Vedi, ho usato meno secondi perché mi interessa solo questa parte qua. Un colletto. Però perfetta, bravo! Bravo, Gilles! No, perfetta per me. Scusate, guardate. Guarda, che è perfetta. È giustissima, fa il suo parco lavoro. Molto bravo. Non puoi mai toglierti la giacca. No, mai. Mai. Grazie mille, Billy Costacurta. Grazie mille, prego, per esserti messo in gioco con noi e aver veramente dimostrato che l'uomo perfetto esiste. Grazie.